Cari fratelli e sorelle, al termine di questa solenne celebrazione, nell'ora del consueto appuntamento domenicale, vi invito a recitare insieme la preghiera dell'Angelus. Alla Vergine Maria, che venerate con particolare devozione nel santuario della Madonna della Libera, affido questa chiesa di Simon Sulmona Valva, il Vescovo, i sacerdoti e tutto il popolo di Dio, possa camminare unita e gioiosa nella via della fede, della speranza e della carità. Fedele all'eredità di San Pietro Celestino, sappia sempre comporre la radicalità evangelica e la misericordia, perché tutti coloro che cercano Dio lo possano trovare. In Maria, Vergine del silenzio e dell'ascolto, San Pietro del Morone trovò il modello perfetto di obbedienza alla volontà divina in una vita semplice e umile, protesa alla ricerca di ciò che è veramente essenziale, capace di ringraziare sempre il Signore e riconoscendo in ogni cosa un dono della sua bontà. Anche noi, che viviamo in un'epoca di maggiori comodità e possibilità, siamo chiamati ad apprezzare uno stile di vita sobrio per conservare più liberi la mente ed il cuore e per poter condividere i beni con i fratelli. Maria Santissima, che animò con la sua presenza materna la prima comunità dei discepoli di Gesù, aiuti anche la Chiesa di oggi a dare buona testimonianza del Vangelo. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sit nomen Domini benedictum. Et omnium benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.